pochi minuti e saremo con voi per una nuova puntata di Mi fido di te. Oggi parliamo di gravidanza e allattamento, due argomenti delicati come queste fasi che caratterizzano la vita di ogni essere vivente. E allora vi aspetto qui tra pochissimi minuti. C'è un'isola dove trovi tutto, ma proprio tutto, per il tuo pet. Come Olife Natural Nutrition. Solo alimenti sani e bilanciati, con carne fresca come primo ingrediente. Olife Natural Nutrition lo trovi in esclusiva nei negozi e sul sito isoladeitesori.it. L'isola dei tesori. Pet lovers. Come te. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben 3 generazioni. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Ti ha amato senza condizioni, donato fedeltà, gioia, dedizione. Ha posto la sua vita nelle tue mani sin dal primo momento. È stato il tuo amico migliore. Adesso tu e chiunque decida di condividere una parte di esistenza con un animale d'affezione, cane, gatto, criceto o qualunque razza esso sia, hai la possibilità di rendergli altrettanta cura. Ciao Fido, servizi di cremazione animali a Terni, ti sostiene da 10 anni insieme a voi. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8. Fido di te. Gravidanza e allattamento nel cane, questi sono gli argomenti che affronteremo questa sera e che però mi portano a fare una premessa necessaria. Voi sapete tutti, insomma, ormai che in questo programma cerchiamo di sensibilizzare sì sul tema delle adozioni, adozioni naturalmente sempre responsabili, ma anche su quelli che sono gli strumenti di lotta al randagismo. E naturalmente ormai tutti sappiamo, insomma, che la sterilizzazione è uno dei principali strumenti di contrasto a questo triste fenomeno, se non il principale in assoluto. Quindi lungi da noi, diciamo, voler incoraggiare in qualche modo gli accoppiamenti. Questa è semplicemente una puntata informativa, io ci tenevo a sottolinearlo. Detto questo, andiamo però a conoscere le ospiti che sono venute a trovarci questa sera. Abbiamo con noi Emanuela Salviuolo, medico veterinario. Ciao. Buonasera. Emanuela, benvenuta. Buonasera, grazie per essere qui.
Grazie a te, e Cecilia Galteri, dottoressa in benessere animale. Ciao Cecilia, ciao. Benvenuta, grazie mille per essere qui. Vi presento il nostro Sam, che è la nostra mascotte. Forse riusciamo, Sam fa quello che vuole in questo studio, quindi diciamo che non è sempre facile inquadrarlo. Sam, vieni, fatti vedere, mostrati in tutta la tua bellezza. Ora non è proprio disponibile, più tardi sicuramente prenderà confidenza. Allora Emanuela, vengo da te. Cominciamo a parlare, diciamo, della fase che precede tutto, no? Quindi abbiamo detto il tema è gravidanza e allattamento, cominciamo però dalla fase del calore. Certo. Allora, il calore è una finestra temporale di 2-3 settimane circa, in cui per una serie di variazioni ormonali la cagna è disposta all'accoppiamento. Iniziano le cagnoline a presentare il calore all'incirca all'età di 6 mesi, le cagnoline di taglia più piccola un pochino prima, le cagne di taglia grande e gigante un pochino dopo, perché hanno una crescita più lunga, devono raggiungere ovviamente dei pesi superiori. E ogni soggetto ha la sua regolarità, però in linea di massima il calore si presenta ogni 6 mesi. Un po' come le donne, Emanuela. Un po' come le donne, infatti sono influenzate anche da stress, situazioni ambientali, eccetera. In linea di massima noi lo indichiamo ogni 6 mesi, per avere un'idea. Poi alcune razze, alcune taglie grandi tendenzialmente, fanno anche il calore una volta l'anno. C'è da preoccuparsi solo in realtà quando il calore diventa troppo frequente, sotto i 4 mesi. A quel punto va indagato, perché spesso può essere suggestivo di patologia. Quindi diciamo, c'è da inquadrare la regolarità della propria cagnolina, cercare di avere un registro in cui uno segna e sa esattamente più o meno qual è il periodo della propria cagnolina, di modo che se c'è una variazione andiamo a controllare. Magari non è niente, magari sì. Certo. E parlando appunto di accoppiamenti, visto che questo insomma è anche un tema che dobbiamo trattare, il calore ha diverse fasi, Emanuela, sì, giusto? Assolutamente. Ha una prima fase, che è quella più riconoscibile dal proprietario, ed è caratterizzata da questo aumento di dimensione dei genitali esterni e dalle perdite ematiche, che sono quelle caratteristiche delle goccioline che ritroviamo in casa o insomma all'esterno. E in realtà quella è una fase che precede la vera fase di fertilità, che è la seconda fase, che è il cosiddetto estro. In quella fase non abbiamo più le perdite ematiche e il cane presenta dei giorni in cui ha massima fertilità, come si individuano con dei test ambulatoriali, perché il proprietario in realtà non sa esattamente in quei 7-10 giorni quali sono i giorni giusti. I test ambulatoriali sono molto semplici: si fa la colpocitologia, quindi lo striscio vaginale, che è molto simile al nostro pap test, e il dosaggio del progesterone. Di solito si fa così: dal secondo giorno delle perdite ematiche si inizia a fare una valutazione della citologia vaginale per seguire l'andamento del calore. Quando la citologia vaginale si modifica, abbiamo più o meno il 50% di cellule cheratinizzate, che sono delle cellule insomma un pochino più resistenti, per così dire, allora si inizia il dosaggio del progesterone e si monitora fin tanto che non raggiunge un livello tra 4 e 10, che è quello con massima probabilità di fertilità. Massima probabilità, è comunque un indiretto. In quella finestra temporale noi indichiamo al proprietario che è il momento più idoneo all'accoppiamento, sì, con massima possibilità di successo. Poi, naturalmente, c'è un'ultima fase del calore in cui la cagna non ha manifestazioni esterne, attrae comunque il maschio ma è meno fertile, quindi può andare incontro accoppiamento ma difficilmente resta incinta. Così. Arriviamo invece alla gravidanza, no? Quindi sì, c'è stato insomma il momento del calore, l'accoppiamento e i primi sintomi di una gravidanza, diciamo, come il proprietario di un cane, diciamo, può accorgersi quali sono, ecco, diciamo, gli indizi che possono, no, indurlo a pensare. Che non so se ci sono dei cambiamenti, per esempio, come nella donna, no? Oppure Sì, sono molto simili. Il cane tende a essere un pochino più pigro, a riposarsi di più, a rimanere un pochettino più dentro casa. Sin dai primi giorni? Dalla seconda, terza settimana, dal momento dell'impianto. Quindi quando c'è la variazione ormonale, il cane percepisce che è cambiato qualcosa. C'è anche un turgore delle mammelle spesso, ancora non il latte, e si possono avere delle piccole perdite che devono essere trasparenti, massimo rosacee, perché se no c'è qualcosa che non va. E comunque in generale hanno gli stessi sintomi della donna i cani, e è carina questa cosa che il cane insieme alla scimmia è l'unico mammifero che presenta le nausee gravidiche. Ah, quindi non mangia perché ha la nausea. Dice, dottore, il cane non mangia.
c'ha la nausea. C'ha la nausea, c'ha la nausea. Quindi, oppure può preferire alcuni noi. Alimenti piuttosto che altri, è vero? Come noi, qualcosa ti nausea, qualcosa no, qualcosa lo mangi per gola, più per gola che per fame. Quindi cambiano insomma anche i loro gusti, fasi, sì, a prescindere lo dalla nausea, ecco. Sì, sì, beh, i gusti cambiano, sì, sicuramente, perché qualcosa ti dà fastidio e qualcosa no, esattamente come noi. Senti, invece la diagnosi vera e propria? La diagnosi la facciamo a partire dalla terza settimana, dal momento dell'accoppiamento. Le metodiche di diagnosi sono due, una è la palpazione dell'addome e l'altra è l'ecografia. Sì. La palpazione è meno utilizzata per un discorso di diciamo difficoltà da parte dell'operatore, del medico veterinario, per un discorso sia di esperienza sia delle diverse tipologie di cane. Ovviamente un cane piccolo, magro, alla palpazione riesce a valutarlo meglio. Si presenta un cane di 40-50 kg, magari anche in sovrappeso, la palpazione di vescicoli di 1 o 2 cm è veramente difficoltoso. Quindi diciamo che si fa la palpazione perché si fa, ma ci affidiamo più con sicurezza all'ecografia. L'ecografia sì, ci permette di evidenziare il feto, ci permette anche durante tutta la gravidanza di seguire mano a mano lo sviluppo, la vitalità, è importantissimo. Anche la posizione, Manuela, anche la posizione, con l'ecografia. La posizione è instabile perché diciamo che sono tanti cuccioli, non sai quale si trova dove. Okay. La posizione la valuti meglio con la radiografia, che faremo alla fine della gravidanza. L'ecografia serve più che altro per monitorare che siano vitali, sì, che non ci siano malformazioni, e anche tramite la valutazione della dimensione della camera gestazionale e più avanti del diametro del cranio ci dà anche un'indicazione con un margine di errore di 1 o 2 giorni della data presunta del parto, che spesso non è così chiara perché se è accoppiato sì, ma quando non si sa bene. E l'astra, la radiografia, la invece utilizziamo al termine della gravidanza, quindi dopo i 43-45 giorni, quando abbiamo l'ossificazione dello scheletro di cuccioli, per valutare le posizioni, ma diciamo che ci interessa di più il numero di cuccioli, che è fondamentale, perché se il cane partorisce in casa, così come noi ci auguriamo che faccia, se sappiamo che devono uscire 5 cuccioli, al quarto cucciolo il parto si arresta, tu sai che devi andare a tirare fuori quel cucciolo. Ecco, e di questo poi entreremo più nello specifico dopo, ne parleremo di qualche problema che potrebbe verificarsi, certo, insomma imprevisti, eccetera. Cecilia, invece con te vorrei parlare di alimentazione. Sì. Allora, ecco, l'alimentazione, io immagino insomma che cambino un pochino i bisogni, no, della cagnetta in gravidanza, sì, le esigenze nutrizionali, quindi come cambia la situazione, come ci dobbiamo regolare? Allora, intorno al 42esimo giorno di gestazione la mamma ha bisogno di più apporto di nutrienti, quindi energetico, e infatti si andrà ad aumentare di un 10% settimanalmente. Questo fino a quando i cuccioli non inizieranno lo svezzamento, che sono intorno alle 6 settimane d'età. Ok? Quindi la mamma inizierà a mangiare un pochino di più, e stando sempre attenti, sempre comunque, una volta al giorno, due volte al giorno, oppure deve aumentare anche i pasti quotidiani? Allora sì, nel senso potrebbe aumentare i pasti, dipende anche se la si mamma segue un pochino, sì, la sua, sì, l'importante è che l'apporto giornaliero è quello, ok? Quindi quando la mamma vuole mangiare può mangiare tranquillamente, e anche perché mangia e poi allatta, e quindi poi dedicherà il tempo per l'allattamento e poi per i suoi bisogni, che sono il suo cibo. Certo. Anche quello è fondamentale. Poi, quando i cuccioli inizieranno lo svezzamento, si potrà rientrare alle normali razioni per quelle solide. Che le davamo, sì, prima, insomma. Sì. Senti, invece, brevemente, un accenno, giusto perché, secondo me, insomma, da quello che sento, il trend è un pochino cambiato negli ultimi tempi, negli ultimi anni, no? Se si volesse procedere ad un'alimentazione casalinga, io ne parlo spesso proprio perché credo, poi voi lo sapete naturalmente meglio di me, che tanti proprietari adesso optano, no, per una scelta di questo tipo. Cosa bisogna stare attenti, cosa bisogna assolutamente evitare, a prescindere dal fatto che, lo dirai te, insomma, bisogna affidarsi a un professionista, sì, quindi evitare il fai da te, che è rischioso, immagino. Sì, molto. Assolutamente. Allora, la dieta casalinga adesso sta prendendo, come dici te, un sacco piede. È che molti iniziano a fare il fai da te, sì, ma non è così. Va seguito, perché c'è la dieta è bilanciata, quindi serve il giusto apporto di carboidrati, di proteine, di verdure,
e non è consigliabile farlo comunque quando la cagna è in gravidanza oppure in allattamento. Se si vuole fare prima, si fa prima. Certo. Oppure dopo quando. Senti, invece integratori, ecco, questo non te l'ho chiesto, una cosa che invece volevo chiederti. Integratori da fornire durante la gravidanza sono consigliabili? Sì. Oppure allora, se uno dà cibo, diciamo, di buona qualità, come consigliamo sempre di fare, non servono? Allora, un aiuto in più, sì, è l'acido folico e la parte degli omega 3, ok? Quelli sono importanti sia per la mamma che per lo sviluppo dei feti. Quindi durante tutta la gravidanza, insomma. Sì, 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 sì. Soprattutto appunto, dicevamo, dal 42esimo giorno di gestazione. Invece per quanto riguarda le abitudini proprio, diciamo, nostre e del cane, no? Quindi passeggiate, tutto quello che siamo soliti fare con il cane, possiamo continuare a farlo anche dopo? Oppure è meglio stare attenti? Non so chi delle due vuole rispondere a questa domanda. Cecilia? Vado io? Allora, se dobbiamo cambiare qualcosa, stare attenti, sì, magari a, che ne so, avere delle accortezze in più. Allora, in gravidanza è opportuno non fare grandi corse. Ok, è importante fare delle passeggiate tranquille e, stando attenti ai salti e anche agli ambienti, nel senso non è che tu che fai un festino a casa mentre la cagna è gravida oppure sta per partorire, è anche importante l'ambiente casalingo, certo. quello è fondamentale, deve stare tranquilla, quindi passeggiate tranquilli anche dentro casa abbastanza tranquilla. Insomma, quello che ci darebbe... Certo, quello che fondamentalmente ci dovrebbe poi suggerire l'istinto, insomma, quello che succede anche tra gli umani, insomma, quindi credo che... Invece, per quanto riguarda i farmaci, per esempio la sverminazione, sono tutte cose che magari, no, le persone non sanno. Si possono somministrare, per esempio, farmaci? Ci sono dei farmaci che non è possibile somministrare? La cagnolina può essere sverminata? Questa, per esempio, è una cosa che a volte, sì, di cui a volte si sente parlare. Per quanto riguarda la sverminazione, ti rispondo subito, assolutamente sì. Si può fare? Tutta si può la fase fare, in tutti i due mesi? Si può fare, sì. Si può fare. Si fa affidandosi al veterinario che indica un certo farmaco in un certo lasso di tempo, perché è consigliabile sverminare la madre intorno al 50esimo giorno, di solito consigliamo noi, perché riduci il contagio dei piccoli e i cuccioli che nascono senza parassiti intestinali hanno sicuramente una maggiore possibilità di sopravvivenza, ma anche una migliore crescita. Non ci si può improvvisare con nessun farmaco. La sverminazione è una di quelle cose che consigliamo. Gli altri farmaci non li consigliamo, ovviamente si attua il meccanismo del rischio-beneficio. Se fossero c'è una patologia, ecco, si fa e il veterinario saprà indicare il farmaco migliore per quella patologia con minor effetto sui cuccioli. Certo, se c'è una patologia in atto bisogna intervenire. Non si usano tutti i farmaci. Cioè il fai da te, il cane c'ha la tosse in gravidanza, gli do l'antibiotico che ho trovato nel mobiletto. Se di solito è grave, in gravidanza è più grave. Certo. Allora, velocemente, una gravidanza indesiderata, sì, come può accadere? Stiamoci sempre molto attenti, ribadiamo, ma insomma, può succedere. Si può interrompere, c'è un periodo entro cui è consigliabile farlo, anche questo è bene dirlo. Sì, sì, si può interrompere. Prima di tutto va verificato che la cagna sia effettivamente incinta, certo, perché il solo avere un... Poniamo caso, insomma, che il solo aver visto l'accoppiamento... Siamo, esatto, si fa la l'ecografia alla terza settimana. Se siamo sicuri che sia incinta, si può proseguire con l'aborto farmacologico entro il 30esimo giorno, non oltre, oppure con la chirurgia, che ha di base la doppia valenza di risolvere quella situazione e prevenire altre future gravidanze indesiderate, perché evidentemente c'è stato un momento del calore in cui la cagna non siamo riusciti a gestirla. E anche la sterilizzazione, che poi alla fine quello è fatta in corso di gravidanza, noi chiediamo venga fatta entro il 30esimo giorno, quello volevo chiederti, per evitare di trovarci i cuccioli sviluppati, perché per noi veterinari vi posso garantire che è fonte di malessere, nonché è maggiormente stressante per questo la mamma. Questo è un motivo in più per starci molto molto attenti, sì, e quello sì, che vale sì, per i cani vale pure per i gatti, naturalmente. Beh, certo, che... certo, adesso parliamo del cane, ma insomma il gatto ha altrettanto. Ho voluto dare questo giusto, messaggio, giusto, visto giusto, che ci troviamo in pieno periodo di gattini, accoppiamenti di gatti e nascite, e allora
meglio prevenire, così poi si evitano anche interventi che non sono piacevoli né per il proprietario o per colui che si trova a dover portare il gatto, né per voi che immagino insomma. La gravidanza e il parto non è una necessità. Ecco. È un'esperienza, sicuramente, è un'esperienza per il proprietario, un'esperienza per l'animale, ma non è una necessità. Questo quindi, deve essere chiaro. Perfetto. Allora, ci fermiamo qualche istante perché c'è la pubblicità. Ci vediamo tra poco. C'è un'isola dove trovi tutto, ma proprio tutto, per il tuo pet. Come Olife Natural Nutrition. Solo alimenti sani e bilanciati, con carne fresca come primo ingrediente. Olife Natural Nutrition lo trovi in esclusiva nei negozi e sul sito isoladeitesori.it. L'isola dei tesori. Pet lovers. Come te. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben 3 generazioni. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Ti ha amato senza condizioni, donato fedeltà, gioia, dedizione. Ha posto la sua vita nelle tue mani sin dal primo momento. È stato il tuo amico migliore. Adesso tu e chiunque decida di condividere una parte di esistenza con un animale d'affezione, cane, gatto, criceto o qualunque razza esso sia, hai la possibilità di rendergli altrettanta cura. Ciao Fido, servizi di cremazione animali a Terni, ti sostiene da 10 anni insieme a voi. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicosano mi permette di seguire i miei sogni e costruire il mio futuro. E prima di continuare a parlare con le nostre ospiti, io e Sam, volevamo dare un'informazione importante a tutti, quella dell'obbligo di denuncia delle cucciolate. Io a tal proposito voglio mostrarvi l'informativa dell'ASL Umbria 2, in cui si legge che i proprietari di cani devono denunciare le cucciolate entro 20 giorni dall'evento. L'omissione di tale denuncia prevede una sanzione di 300 euro. Inoltre è obbligatorio cippare i cuccioli entro 60 giorni dalla nascita. Tutto questo naturalmente sempre a proposito di lotta al randagismo. Quindi insomma, mi raccomando, cerchiamo tutti di dare una mano comportandoci nel modo giusto, così non solo eviteremo sanzioni, insomma, ma daremo il nostro personale contributo nel contrastare un fenomeno che ha bisogno dell'aiuto di tutti quanti noi. Eccoci qua. Bene, ecco, vi faccio notare che ho finalmente Sam in braccio e ciao amore, ecco, mi saluta lui, come sempre indossa questa meravigliosa bandana verde, la bandana del nostro main sponsor, l'Isola dei Tesori. E allora continuiamo a chiacchierare con i nostri ospiti di questo argomento così affascinante, gravidanza e allattamento. Allora, stavamo parlando di, ecco, questo volevo chiedere a Cecilia, se ci sono visite o esami suggeriti in questo periodo così particolare, così delicato, Cecilia.
Allora, sì, è importante intanto sapere la salute dell'animale, quindi fare una visita di base ed ulteriori accertamenti che sono come ad esempio le analisi, quindi un ematobiochimico. È importante sapere come sta la cagna prima della gravidanza, se si vuole farla accoppiare in un determinato periodo, oppure quando è proprio in gravidanza, quindi un cane che non è stato visitato da tanto, è importante farlo controllare e fare un'analisi del sangue. È importante fare i vari controlli post accoppiamento, quindi le varie ecografie come dicevamo prima, e la lastra. Queste analisi del sangue che dicevi non sarebbe meglio farle prima? Sì. No, dicevo, insomma, magari prima di, se si vuole, diciamo, naturalmente, sì, no, procedere all'accoppiamento, magari fare un controllo. Sì, cioè se è tutto organizzato, sì. Se certo, invece è capitata, quindi si accorge che la cagna è gravida, comunque andrebbero fatte, andrebbe capito comunque come sta il cane, perché è importante, sì, sia per i cuccioli che anche per il parto. Sia che lo faccia da sola oppure no. Ecco, allora ci avviciniamo al parto, quindi la gravidanza è andata bene, sono gli ultimi giorni e ci avviciniamo al parto. Torniamo ai sintomi, questa volta i sintomi di un parto imminente. Quali sono, Emanuela? Come ci accorgiamo? Allora, il proprietario si accorge sicuramente che nelle 24 ore precedenti al parto la cagnolina si isola. La cagnolina si isola più frequentemente nella tana che si è creata o che le abbiamo creato, come dopo... Dopo ne parleremo in maniera precisa. E va più frequentemente nella tana e tende a isolarsi. Può notare la rottura del tappo mucoso, quindi queste perdite dalla vulva di liquido trasparente, gelatinoso, che spesso scambiano anche, viene anche scambiata per pipì. E un'altra cosa che può monitorare in maniera piuttosto precisa è la temperatura. Cioè 24 ore prima del parto il cane ha una riduzione della temperatura. Perché però il proprietario possa valutare effettivamente se la temperatura si è ridotta, occorre che nella settimana antecedente, con una discreta regolarità, monitori qual è la reale temperatura basale del cane, misurandola anche più volte al giorno, perché ci sono delle variazioni. Con tutti questi parametri, cioè osservando il cane in queste cose, il cane che rifiuta il pasto, oltretutto, che magari ecco, le 24 ore antecedenti perde l'appetito. Perde l'appetito perché c'è magari un inizio delle contrazioni, piuttosto che i cuccioli si muovono, c'è un turbinio interiore. E se dovesse perdere l'appetito un po' prima delle 24 ore, può indurci a pensare che magari allora sì, ci sia qualche problema. Guardato, il cane mangia di solito fino alla fine, è vero che fa progressivamente passi più piccoli perché l'ingombro talvolta è tanto, cioè alcune cucciolate sono anche di 12 cuccioli, abbiamo queste mamme con delle pance enormi, quindi che si riduca la quantità di cibo ingerito al momento del pasto è un discorso, ma nelle 24 ore deve riuscire a mangiare. Un cane, una cagna incinta a fine gravidanza che non mangia è preoccupante, va se non altro visitata. Poi magari, ripeto, c'è un disturbo, magari si muovono, certo, non ha tanto appetito, però l'ipotesi di una patologia la dobbiamo sempre mantenere. Fare attenzione, anche perché a come meglio sempre fare una visita che non serve a niente. Ah, piuttosto che incorrere in qualche problema, arrivare per al giorno del parto e non... e trovare tutti i cuccioli morti, oppure ricorrere in chirurgia per la torsione di un corno uterino. Cioè, senti, ma a questo cose... proposito, no? Tu consigli di fare, adesso dico così, un parto assistito, o comunque insomma di allertare il veterinario, oppure facciamo da soli, quindi la nostra cagnolina si prepara al parto, vediamo che è tutto regolare, possiamo lasciarla libera, diciamo, di gestire... Mm. Allora, di chiamare il veterinario solo? No, allora la nostra idea, come spesso sento Cecilia al telefono che spiega, eccetera, la nostra idea è quella di lasciare tutto più naturale possibile. Cioè, il momento del parto è un momento delicato, talvolta metterci le mani è controindicato, cioè il veterinario anche che va a casa o la cagna trasportata. Il cane va lasciato tranquillo. Se vogliamo facilitare il parto naturale e tutto in maniera molto fisiologica, però noi chiediamo una cosa: all'inizio vi diamo indicazioni, sapete che queste sono le indicazioni dell'inizio del parto? Una telefonata. Manuela, Cecilia, guarda, il parto è iniziato, ok, il cane rifiuta il cibo, ok, ci riaggiorniamo tra 8 ore perché dovremmo vedere questo, ok, è iniziato il travaglio, dovremmo vedere in 8 ore l'uscita del primo cucciolo, dopo 2 ore l'uscita del secondo. Se noi riusciamo a monitorare a distanza, senza essere invadenti nei confronti della cagna, certo, come sta andando, noi siamo pronti in qualsiasi momento,
la cagna non partorisce, il cucciolo è Quali ritenuto. Quali sono i problemi più, diciamo, più frequenti che possono insorgere, Emanuela, in questo allora, momento? Uno dei problemi maggiori, se abbiamo accoppiamenti tra cani di taglie diverse, è l'eccessiva dimensione del cucciolo rispetto al canale del parto. Magari una cagnetta piuttosto piccola come Sam si accoppia con un cane di 20 kg, questo lo fanno, è possibile, ma i cuccioli non escono. E questo è uno dei problemi, la cagna sta lì, spinge, spinge, spinge e non esce il cucciolo. Come ci regoliamo? Perché questa è una cosa che io sono una volontaria, come lo sai. Tante volte, no, mi è capitato di sentir dire anche ore magari di travaglio, comunque i cuccioli sono numerosi, quindi magari può passare, so, anche parecchio tempo, vero, tra l'uscita del primo e del secondo e poi del terzo. No, però tra il primo e il secondo devono passare massimo 2 ore. A 2 ore, se il secondo non è uscito, o insomma il successivo non è uscito, ci chiami. Bisogna Guarda, chiamare il cane si è messo giù, ha finito il parto, sembra proprio che non abbia più intenzione di partorire, cioè le contrazioni sono fermate, non va bene. Abbiamo delle finestre temporali molto strette in cui noi possiamo intervenire senza andare a finire in chirurgia. Poi se serve fa il cesareo, però abbiamo anche il modo di fare il parto assistito. Ah, okay. Non va bene, il cucciolo non nasce, a quel punto c'è un problema, o la madre spinge, vediamo la placentina, vediamo i piedini, magari un podalico, non esce, non aspettiamo oltre misura perché rischiamo la morte del cucciolo e rischiamo anche complicazioni a tutti quelli che devono ancora nascere. Ecco, vedi, quindi questo vedi è il quanto motivo è importante per cui anche le ecografie, cioè i controlli tutto. Durante, sì. Certo. Cecilia, volevo chiederti questo, no? Parlando proprio di parto, la preparazione di quella che chiameremo adesso sala parto, diciamo, per semplificarci le cose, o forse si chiama proprio così? Si chiama così. Ok, ecco, come va allestita, quali sono le attenzioni che dobbiamo avere, se c'è un punto particolare dove sistemarla, ecco. Sì. Allora, e anche quali sono tra l'altro le accortezze che dobbiamo avere noi e magari tutti i componenti della nostra famiglia nei confronti della cagnolina che è in un momento comunque delicato. Quindi, infatti la premessa è che la sala parto va messa in un luogo tranquillo, okay? Che non c'è il passaggio delle persone, che non ci sono correnti d'aria e che deve stare in una zona di casa oppure una stanza anche dedicata dove la cagna rimane tranquilla, quindi può svolgere la sua vita, quindi il suo poi allattamento, tranquillamente. Deve essere fatta di un materiale non poroso, perché altrimenti non si igienizza, e il sotto bello caldo, perché dovranno stare a contatto i cuccioli e anche la mamma, quindi delle coperte, degli asciugamani che poi possono essere lavati e rimessi. È molto importante tenere la sala parto oppure la stanza ad una temperatura ideale, quindi intorno ai 30 gradi più o meno, con delle lampade. Con delle lampade rosse e tenere anche. Quindi delle lampade rosse anche se c'è la mamma, sempre bene. Sì, perché okay. I cuccioli comunque tendono ad abbassare la temperatura, sì. E anche sembra banale, ma anche il grado di umidità, cioè nel senso non deve essere una stanza né tanto umida né tanto secca, anche quello è importante. Quindi di lasciarli lì tranquilli, perché la mamma in teoria è in grado di fare tutto da sola, e di lasciare la mamma e i cuccioli tranquilli, quindi di se viene qualcuno a casa, di non andare lì, o guarda quanto sono carini, prendi il cucciolo, tratteniamoci all'inizio, che mi rendo conto che non è facile, perché chiaramente provoca un stress, sì. Però sì. Bisogna rispettare sia lei il rispetto, che i piccoli, e arriviamo ai piccoli a questo punto. Allora il parto è avvenuto, a questo punto parliamo di allattamento. Innanzitutto, Emanuela, come facciamo? Questa penso che è un'altra cosa che può creare qualche ansia. Capire se la mamma c'è il latte. Questa è un'altra. Allora, il latte si vede. La calata lattea non è immediata, non sempre immediata, quindi non bisogna andare nel panico perché allora all'inizio. Ti faccio una domanda più specifica. Come facciamo a capire che la mamma ha latte a sufficienza per tutti? I cuccioli sono sereni, questa è la base. I cuccioli mangiano e dormono, a pancia su, sdraiati, lunghi. I cuccioli dormono. Cucciolo che strilla incessantemente, che si attacca al capezzolo e tira, e il cucciolo magro, il cucciolo disidratato, è un cucciolo che non è ben nutrito. E questo è il. Non potremo mai sapere quanto latte esce da quel capezzolo e non potremo mai sapere con quanta forza tira il latte il cucciolo. Lo vediamo da loro, insomma, dai piccoli. Sì, i cuccioli sono sereni. La madre è serena, i cuccioli sono sereni.
il latte arriva piano piano, sì. Più è lo stimolo, esattamente come nelle donne, più è il latte. Ci sono mammelle che producono di più, di solito le inguinali sono quelle più polpose, quindi se le litigano, mentre ci sono quelle toraciche un pochettino meno produttive. Di solito sulle cucciolate numerose ognuno ha il suo capezzolo, che è una cosa bellissima, perché se uno decide che è quello, non lo lascia, non lo lascia. E se sono cucciolate con un numero superiore al numero di capezzoli della madre, o perché spesso sono tante, o perché la mamma ha una genesia di una mammella, o perché è stata operata, insomma, comunque sia, lì bisogna essere attenti, diciamo, spesso a riposizionare i cuccioli, che non ci sia quello più prepotente che si mette lì e insomma, rimane... Però bisogna monitorare, Emanuela, sì, cioè, questo allora, è un periodo in cui... I cuccioli sono della mamma, quello che dico sempre, i cuccioli sono della mamma, noi dobbiamo solo essere di supporto, non dobbiamo essere eccessivamente invadenti, ma dobbiamo esserci, perché ovviamente abbiamo una cognizione e una competenza superiore a quello che può essere la mamma, soprattutto se primipara. La mamma non è in grado di spostare il cucciolo da un capezzolo all'altro perché tu mangi di più e fai già mezzo chilo e quell'altro fa 150 grammi. La mamma non lo fa. Noi lo possiamo fare per evitare che ci sia il cucciolo più nutrito e quello che in realtà rischia di rimanere pericolosamente indietro. Bene, abbiamo dato tantissime informazioni importanti. Adesso ci fermiamo per qualche istante perché c'è la pubblicità. Restate lì perché poi rientriamo, ormai lo sapete, con l'angolo del cuore tra poco. C'è un'isola dove trovi tutto, ma proprio tutto, per il tuo pet. Come Olife Natural Nutrition. Solo alimenti sani e bilanciati, con carne fresca come primo ingrediente. Olife Natural Nutrition lo trovi in esclusiva nei negozi e sul sito isoladeitesori.it. L'isola dei tesori. Pet lovers. Come te. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben 3 generazioni. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Ti ha amato senza condizioni, donato fedeltà, gioia, dedizione. Ha posto la sua vita nelle tue mani sin dal primo momento. È stato il tuo amico migliore. Adesso tu e chiunque decida di condividere una parte di esistenza con un animale d'affezione, cane, gatto, criceto o qualunque razza esso sia, hai la possibilità di rendergli altrettanta cura. Ciao Fido, servizi di cremazione animali a Terni, ti sostiene da 10 anni insieme a voi. Quando le finestre diventano quadri, tutto questo è luna in fissi. Ci trovi in via Alberto Guidi 8 a Terni. Per raggiungere i miei traguardi ho scelto Unicosano. L'università innovativa che offre opportunità progettate su misura per le mie esigenze. Unicosano mi permette di seguire i miei sogni e costruire il mio futuro. E l'angolo del cuore, lo spazio dedicato alle nostre adozioni, oggi ci porta al canile comunale di Colle Luna. Quindi restiamo a Terni e andiamo a conoscere un altro dei suoi ospiti in cerca di casa. Geremia è un cane di 5 anni,
è qui con noi a Colle Luna dall'incirca 2 anni. È un mix tra un Labrador e un Pitbull. È un cane un po' remissivo, molto timido, ci mette un po' a fidarsi della persona che se ne prende cura. È un cane che ama molto la tranquillità, è un gran magione, e questo sicuramente avrà preso dal Labrador. È un gran mangione, è un gran timidone, questo gli genera anche un bel po' di insicurezza. Questa insicurezza fa sì che non sia un soggetto predisposto a prendere iniziative quando è all'esterno o ad allontanarsi troppo dalla persona di riferimento. Perciò è un cane che ha già il richiamo, quando si lascia libero in area e si richiama è un cane che viene subito, quindi apparentemente appare un cane anche molto educato. Fatto sta che socialmente è un cane di media socialità, tende un po' a non fidarsi all'inizio, ma poi la socialità viene fuori man mano che lui inizia a fidarsi più della persona che se ne prende cura. Ama molto la tranquillità, non è molto giocarellone, e, come si vede, è un po' guardingo, quindi necessiterebbe di un ambiente tranquillo, di molta serenità, di una persona che se ne sappia prendere cura nella giusta maniera e con tutta la dovuta pacatezza. Non ama gesti improvvisi, scatta ad ogni gesto improvviso e quindi ha bisogno di molta, molta, molta serenità e tranquillità. Naturalmente il canile non è un posto per la sua natura, non è un posto adatto a lui per proprio il suo equilibrio mentale, essendo un cane molto, molto tranquillo. E facciamo un grande in bocca al lupo a Geremia e naturalmente a tutti gli altri ospiti del Cane di Colle Luna che sono in attesa della loro chance di felicità. Allora io vi ricordo i numeri di telefono da chiamare per adozioni o eventuali informazioni che sono i seguenti: lo 0744 42 0106 oppure 0744 54 9824. Potete anche inviare un'email all'indirizzo info@canilecolleluna.it. È attivo inoltre uno sportello virtuale attraverso il quale potete dialogare con il canile e questo lo trovate sul loro portale www.canilecolleluna.it. Ancora potete visitare le loro pagine Facebook e Instagram che sono costantemente aggiornate. Il canile è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12. E adesso, Emanuela, parliamo di gravidanza isterica. Che cos'è e come ci dobbiamo comportare se avviene? Dunque, la pseudogravidanza, sì, noi la chiamiamo pseudogravidanza, è un fenomeno parafisiologico in cui si innesca una situazione ormonale che è caratterizzata dall'abbassamento del progesterone e dall'aumento della prolattina, che è tipico in realtà della gravidanza, per cui la cagnolina, pur non essendo incinta, mima esattamente quello che è una gravidanza. Quindi passa più tempo nella tana, è riluttante al gioco, riluttante alla passeggiata, spesso gira per casa con questi bamboccetti come se fossero cuccioli, talvolta addirittura turgore mammario e anche lattazione, e effettivamente sembra incinta, tant'è vero che spesso viene portata a visita con l'ipotesi che il cane sia incinta. In assenza di un'anamnesi certa, addirittura anche noi dobbiamo ricorrere all'ecografia perché talmente è similare come situazione che dobbiamo escludere la presenza di cuccioli. Come ci si comporta? Ci si comporta la prima volta, gliela lasciamo passare, e se la cosa è ripetitiva si consiglia la sterilizzazione perché è tipica di una patologia dell'apparato riproduttivo, quindi va consigliata la sterilizzazione perché può essere fonte di problematiche a livello mammario e a livello uterino. Quindi una volta può succedere, si cerca di evitare, la soluzione sostanzialmente si dà quando c'è una lattazione importante e rischiamo un problema di mastite, allora si interviene con dei prodotti che però sono a base ormonale, quindi cerchiamo di evitarli.
quelli cerchiamo di evitarli quanto più possibile. Sì. Se però la situazione lo richiede, alla fine il discorso di prima, rischio-beneficio, si dà. Però possiamo fargliela passare una volta, la seconda, ecco, volta. La seconda no. E a proposito di sterilizzazione, Emanuela, sterilizzare sì, sterilizzare no? È consigliabile sterilizzare il proprio cane? Domanda spinosa e scelta molto personale. Sicuramente va consigliata ogni qualvolta si abbia un cane che non ha una gestione ottimale del calore e quindi rischia gravidanze indesiderate. È un discorso di coscienza. Uh-huh. Non possiamo andare a mettere al mondo cuccioli che poi hanno adozioni che non vengono magari monitorate e rischiano l'abbandono piuttosto che peggio. Questo sì. Quindi va consigliata strettamente, come veterinario la devo consigliare strettamente e caldamente quando c'è una patologia dell'apparato riproduttore. Però non nego che cani che non hanno valenza economica, quindi non è il cane di razza, magari è un cagnolino che teniamo per compagnia, che dobbiamo segregare in casa 3 settimane per evitare che si accoppi, tanto vale che lo sterilizziamo. Qualcuno dice ma è un maltrattamento. Se vogliamo parlare di fisiologia, allora ogni calore il cane dovrebbe accoppiarsi, che non è una cosa congrua, no? Entriamo in un ambito, insomma. Sì, è spinosa, per questo ho detto è spinosissima. Però io te l'ho dovuta fare e tu ci hai dato dei consigli giusti. A proposito di sterilizzazione, a proposito di lotta al randagismo, adesso io vi mostro il nostro spot, lo spot che ormai tutti conoscete, tutti amate. Lo spot si chiama Stai con me e è stato ideato dall'attrice Caterina Morino, che dà anche voce alla vicina protagonista, prodotto dalla Relive Communication, e le musiche sono quelle dei D'Azenda. Guardiamocelo insieme. Ho visto tanti mondi affiancare il mio cammino. Strade, campagne, periferie. Quante volte mi hai visto vagare accanto a te? E quante volte i tuoi occhi hanno incrociato i miei? Ci sono stati momenti in cui ho provato smarrimento. Senza cibo, senza cure. La città non è stata sempre una giostra di luce e colori. A volte si è trasformata nel buio, nel pericolo. Ma qui ho imparato a rifugiarmi, a trovare la carezza di un'umana amica, a non arrendermi. So di non essere sola, perché soli come me siamo in tanti. E ognuno di noi non cerca soltanto una casa o una vita migliore. Ognuno di noi cerca l'amore. Non abbandonarmi. Stai con me. E adesso per l'angolo dei gatti, lo spazio dedicato alle adozioni dei nostri amici, e mi ha raggiunto anche Sam. Allora direi di andare a conoscere insieme i due protagonisti di oggi. Il primo si chiama Gigetto ed ha circa 6 mesi. È stato trovato da una signora di buon cuore quando ne aveva solo 2. Lo ha preso, portato a casa sua, nonostante avesse un'indole non proprio domestica. Una volta pronto, è stato affidato ad una famiglia che si è ben presto dimostrata quella sbagliata. Ha trascorso, pensate, interi mesi chiuso in una stanza, prima di essere recuperato nuovamente. Adesso è sereno, anche se un po' schivo e sospettoso. Gigetto cerca una famiglia in grado di rispettare la sua indole, facendolo però sentire sempre amato e protetto. La seconda si chiama Iris, ha 3 anni, e proviene da un abbandono. Iris è il classico caso di cui a volte si sente parlare, pensando però sempre che si tratti di uno scherzo, o me o il gatto. E alla porta c'è finita Iris. La sua fortuna è stata però quella di essere consegnata nelle mani giuste, che cercano per lei qualcuno che la ami senza condizioni e che non accetti mai e poi mai un vile ricatto come quello di cui è stata già vittima.
Per Iris si preferisce un'adozione come figlia unica, come usiamo dire noi, poiché ama moltissimo le attenzioni umane, ma davvero poco quelle feline. Per loro potete contattare Tatiana al 389-114-0653. E adesso, dopo i nostri gatti, siamo arrivati, come ogni mercoledì, alla rubrica di educazione cinofila a cura della nostra Barbara Corrai. Ma prima di lasciarvi alla pillola di questa settimana, voglio salutare e ringraziare le mie ospiti. Ringrazio Emanuela Salviolo, grazie infinitamente per essere stata con te. Grazie a Cecilia, grazie davvero. Ringrazio naturalmente tutto lo staff di Umbria 15, nuovamente il nostro main sponsor, l'Isola dei Tesori, e naturalmente tutti quanti voi che ci seguite da casa. Io vi do appuntamento a mercoledì prossimo alle 19:20 per una nuova puntata di Mi fido di te, ricordandovi come sempre che gli animali sono nostri amici e gli amici non si abbandonano mai. Adesso pillola di Barbara Corrai, una buona serata a tutti quanti voi. Ciao Ilaria e ciao a tutti, eccoci ad una nuova pillola di educazione cinofila. Oggi parliamo di un tema che credo possa interessare molti di voi, il cane viziato. Perché arrivano molti proprietari da noi e ci confessano con un certo imbarazzo che in effetti viziano un po' il proprio cane. Magari danno del cibo da tavola quando sono a pranzo o a cena, lo fanno salire sul divano o sui letti e cercano, diciamo, di assecondarlo in diversi modi. In alcuni casi, certo, andiamo comunque a consigliare di modificare questi comportamenti se vediamo che comunque il posizionamento sociale del cane in casa, il ruolo che il cane ha, non è adatto a quel gruppo famiglia, a quel contesto, che quindi va a generare dello stress al gruppo famiglia o al cane stesso, è normale che andremo a consigliare di modificare questi comportamenti. In molte altre situazioni, in realtà nella gran parte delle situazioni, non andiamo più di tanto a modificare o a consigliare di modificare da parte del proprietario questi comportamenti. Perché? Perché possiamo dire, se ci fermiamo un attimo a riflettere sul significato e sul concetto appunto di vizio, che potrebbero anche esistere dei vizi buoni. Che cosa intendiamo? Delle situazioni, cioè, in cui permettiamo un qualcosa di più al nostro cane, ma che qualcosa in più inserito all'interno della dinamica relazionale che il cane vive all'interno di quel gruppo famiglia è comunque un comportamento equilibrato. Facciamo per esempio, prendiamo in considerazione l'esempio del dare cibo da tavola. Magari il cane può vivere quella situazione come un vero e proprio rituale affiliativo, come un rituale appunto agapico, come un'unione in un momento importante di condivisione come quello del cibo. E allora quello che andiamo a consigliare è sfruttare questi momenti per magari inserire delle regole affinché siano dei momenti che non andiamo a modificare, ma che andiamo ad arricchire con delle regole di comportamento. Potremmo quindi insegnare al nostro cane a rimanere tranquillo in attesa mentre mangiamo, e nel frattempo lui può mangiare, può avere un posto, diciamo, per terra in un determinato spazio della stanza, più o meno vicino al tavolo, questo anche a seconda delle esigenze del proprietario, e quindi sfruttare questi momenti per far sì che la relazione si arricchisca ulteriormente. Facciamo invece una piccola riflessione sul fatto che spesso alcuni comportamenti che mettiamo in atto con il proprio cane, che passano in maniera forse più silente, possono sì essere diseducativi. E allora magari ci sono dei vizi meno palesi, appunto più nascosti, che però possono essere più insidiosi sia per il cane che per la relazione. Sono dei veri e propri comportamenti diseducativi. Prendiamo in considerazione per esempio tutte quelle volte in cui andiamo magari a non considerare il nostro cane, a non comprenderlo, a non cercare di metterlo nelle giuste condizioni per vivere una vita anche sociale piena, appagante, non cerchiamo di considerare perché ci sta comunicando in un certo modo. Quindi non consideriamo quelle che sono le esigenze etologiche di specie, andiamo, diciamo, un po' anche ad umanizzarlo o a surrogarlo, e quindi andiamo a sostituirlo al posto magari di un affetto forte, di un figlio. Queste sono delle situazioni che veramente possono portare in deriva le dimensioni di relazione, creare dello stress anche proprio nel soggetto, oltre che delle dinamiche a volte relazionali abbastanza in disequilibrio.
Un altro aspetto che volevo considerare oggi in questa pillola sono anche gli incroci a guinzaglio. E spesso infatti molti proprietari ci chiedono cosa devo fare quando incontro un altro cane a guinzaglio. Diciamo innanzitutto che non c'è una regola di fondo, dipenderà comunque dal profilo sociale e quindi dal profilo caratteriale del nostro cane. Di base quello che sconsigliamo è di fermarsi, di stare fermi, di andare a inibire il nostro cane, di distrarlo. Il nostro cane deve vivere il momento dell'incontro dell'altro cane a guinzaglio cercando di essere messo nelle migliori condizioni possibili per incontrare l'altro cane se vuole o per prendere spazio. Sicuramente attraverso un uso del guinzaglio, dando delle indicazioni con la comunicazione del corpo, possiamo anche indirizzare il nostro cane e portarlo nella migliore condizione proprio per comunicare nel modo più soddisfacente con l'altro cane. Un consiglio potrebbe essere quello di filtrare gli incontri con gli altri cani in parallelo e poi dopo di portare il nostro cane a seguire in scia il cane che è passato. Questo permette l'incontro da parte del nostro cane e dell'altro cane in un modo più graduale. È di solito una modalità di incontro apprezzata alla gran parte dei cani, per quello almeno che è la mia esperienza. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima pillola.